Chiara ha ammesso, seppur inconsapevolmente, di essersi resa conto della vitalità del bambino, tanto che ha dichiarato di aver percepito che non gli batteva più il cuore. Da questa frase emerge che, inizialmente, Chiara avvertiva quel battito, segno di vita e di speranza. Con queste parole agghiaccianti, gli inquirenti hanno chiesto ai giudici di rivedere la posizione di Chiara Petrolini, la giovane di 22 anni che ha partorito e sepolto i suoi due neonati in giardino a Traversetolo, in provincia di Parma. Attualmente ai domiciliari, la ragazza potrebbe essere arrestata e trasferita in carcere, secondo la procura. A sostegno della richiesta, i magistrati hanno incluso anche le foto del secondo neonato, trovato dal cane della famiglia il 9 agosto scorso, avvolto in un asciugamano giallo. Foto che non mostreremo, ma che noi stessi abbiamo visto. Immagini strazianti. Il piccolo, trovato dal cane, sembra un bambolotto, perfetto e paffuto, abbandonato nell'erba come un giocattolo rotto. Del primo bambino sono rimasti solo gli ossicini, ricomposti in un piccolo scheletro su un tavolo da autopsia. Durante due interrogatori, Chiara ha dichiarato che entrambi i neonati fossero nati morti. Racconta: «Ho partorito entrambi in piedi, sul pavimento. Mi sorreggevo a un tavolino, nella mia camera. I bambini non sono caduti, li ho presi al volo, poi li ho puliti. Non erano vivi». Ha aggiunto riguardo al primo: «Ho provato a scuoterlo per vedere se respirava, ma era morto. Allora mi è venuto in mente di seppellirlo in giardino. La buca l'ho fatta io, con le mie mani». Per il primo bambino, purtroppo, non è stato possibile determinare le cause della morte. Per il secondo, le indagini hanno portato a risultati determinanti. La consulenza medico-legale ha evidenziato che il bambino era vivo al momento della nascita e respirò, anche se per pochi istanti. Entrambi i polmoni contenevano tracce d'aria, affermano gli esperti. Un segno che il piccolo respirò durante i suoi pochi minuti di vita, abbastanza da percepire l'odore del mondo che lo circondava. Quello stesso mondo che poco dopo avrebbe visto la sua madre avvolgerlo in un asciugamano giallo e seppellirlo dietro una pianta nel giardino. Chiara, però, ha confessato di essersi accorta che il bambino era vivo. Gli inquirenti riportano le sue parole. Il cuore batteva, gli occhi erano aperti e non perdeva sangue. Poi sono svenuta. Quando mi sono svegliata non respirava più. Non ci sono dubbi per i magistrati. Chiara si era resa conto che il neonato era nato vivo. La sua intenzione era chiaramente quella di sbarazzarsene. Chiara non si era mai sottoposta a una visita medica e a febbraio aveva cercato su internet quanto tempo impiega un corpo a decomporsi. Inoltre, il giorno prima del parto, aveva trascorso la serata con gli amici, bevendo tre birre, un mirto e fumando mezza canna di marijuana. I giudici sottolineano che il suo stile di vita, incompatibile con una gravidanza sana, dimostra che Chiara non aveva alcun interesse per la salute del bambino. La ragazza ha anche mostrato scarso rimorso riguardo alla morte del neonato, come emerge da una conversazione intercettata con sua madre, Elisa Bruschi. La madre le chiede: «Ma a New York sei venuta così, con tanta serenità?» E Chiara risponde: «Non ero serena, mamma», a cui la madre replica: «Beh, non mi sembravi neanche tanto distrutta». L'intercettazione rivela anche l'incredulità dei genitori riguardo alla situazione. Incredibile a dirsi, madre e padre non si erano accorti di nulla. «Chiara», dice la madre, «questo è da criminali, è un film dell'orrore. Ma non prendevi la pillola? Non ne hai mai parlato? A 21 anni te lo dovevo spiegare io». E aggiunge: «È da manicomio, eh? Ma noi ti abbiamo sempre aiutato. Perché non ce lo hai detto?»